cerimonia quest'anno particolarmente toccante, intensa, è l'80° anniversario, la strage delle Fosse Ardeatine fu la più grande strage urbana della Seconda Guerra Mondiale, fu realizzata con lucida follia e crudeltà, determinazione dal nazismo col supporto del fascismo, furono uccisi italiani, ebrei, antifascisti, resistenti, per una strategia di terrore, per terrorizzare la città di Roma, per intimidire la resistenza. Fu un crimine contro l'umanità drammatico e noi abbiamo il dovere di ricordarlo, di onorare la memoria di quelle persone, di quei volti che abbiamo visto scorrere. C'è tutta l'Italia, ci sono persone di ogni età, di ogni estrazione sociale, tante persone romane, tante che nate in altre città, c'è veramente uno spaccato dell'Italia. Ovviamente ci sono tantissimi ebrei perché questa strage fu un'altra occasione per i nazisti, per la loro politica barbara di sterminio del popolo ebraico. Insomma, è una tragedia che, in quale gli orrori della guerra toccarono dei punti più bassi. E poi però ci fu la rinascita, la liberazione di Roma, la resistenza, e quindi noi abbiamo una ricorrenza dolorosa che unisce, ma che anche ci fa pensare all'importanza dei valori di libertà che abbiamo conquistato e che sono scolpiti nella nostra Costituzione.